25 settembre. Il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti. Chi è Gesù? È Elia? In lui è risorto qualcuno degli antichi profeti? È Giovanni risuscitato dai morti? Sappiamo che Elia era stato rapito su un carro di fuoco, fatto unico, eccezionale in tutta la scrittura. Il suo corpo non fu mai ritrovato. Quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Elia disse a Eliseo: rimani qui, perché il Signore mi manda fino a Betel. Eliseo rispose: per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. Scesero a Betel, Elia gli disse: Eliseo, rimani qui, perché il Signore mi manda a Gerico. Egli rispose: per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. E andarono a Gerico. Elia gli disse: rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano. Egli rispose: per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. E procedettero insieme. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, l'arrotolò e percosse le acque che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: domanda che cosa io debba fare per te prima che sia portato via da te. Eliseo rispose: due terzi del tuo spirito siano in me. Egli soggiunse: tu pretendi una cosa difficile. Sia per te così se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà. Mentre continuavano a camminare, conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: Padre mio, Padre mio, carro di Israele e suoi sentieri, e non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Secondo libro dei Re 2:1-13. Il profeta Malachia annunzia la sua venuta prima che giunga il giorno del Signore. Egli verrà per preparare i cuori ad accogliere il Dio che viene. Sappiamo però che le profezie possono essere comprese solo dopo che la storia si sarà compiuta. Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai sull'Oreb precetti e norme per tutto Israele. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisca la terra con lo sterminio. Malachia 3:19-24. E Luca che ci offre il significato pieno, perfetto di questa profezia. Lo spirito di fortezza e di verità che animava Elia si posa tutto su Giovanni il Battista. Non però per fare ciò che ha fatto Elia, bensì per preparare la via al Signore, predicando la conversione e il perdono dei peccati in un battesimo di purificazione e di rinnovamento del cuore. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria. La tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore, loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli, e i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto. Luca 1:8-17. Sulla risurrezione dei profeti non c'è alcuna traccia nella scrittura, tuttavia sappiamo che sempre nella vera religione si immergono pensieri secondo il mondo, che spesso ne deturpano, se non addirittura oscurano, la bellezza della rivelazione.
Il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Luca 9:7-9. Il Vangelo di questo giorno ci rivela quanta distorsione avviene nella purissima verità rivelata. Sempre l'uomo vi introduce le sue convinzioni, i suoi pensieri, le sue filosofie. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, insegnateci la vera fede.